Questo comitato di sicurezza si minacciava di far tardi, non si poteva uscire, perché non si era riuscita a capire come si doveva istituire una volante che circolasse di notte a Marsala, perché non era possibile, non c'erano gli uomini. E allora a un certo punto si fece tardi, io ero molto stanco e mi venne in testa per stanchezza, perché me ne volevo andare, di fare una proposta: dimezzatemi la scorta. E così facciamo la volante. E così si è fatta la volante, perché Marsala, che è la quinta città della Sicilia, con 100.000 abitanti circa, considerato le borgate vicine, con 106 contrade, città, territorio, ho detto tante volte, eccetera, non c'era una volante né di polizia, di carabinieri che potesse assicurare l'intero arco delle 24 ore. E siccome io mi ricordavo che una volta Buscetta aveva detto che gli era stato presentato il capomafia di Bagheria mentre lui passeggiava a via Ruggero VII, e nel mio scrupolo io gli contestai: ma come passeggiava a via Ruggero VII se lei era latitante? E mi ha detto: no, signor giudice, perché nel nostro ambiente si sapeva che fra le 2 e le 4 c'è la smonta e volanti non ne circolano, conseguentemente noi latitanti ci andavamo a fare la passeggiata. E guardi, ma lei crede che non lo sappiano le organizzazioni criminali che qui, se la volante è nella conciata Sciasatti, non può essere nella conciata, e perché non ce ne può essere assolutamente un'altra e c'è un'altra conciata? E lei quindi non crede che qui si sentano in una libertà di movimento che supera i limiti di ogni possibile immaginazione?